Buonasera e benvenuti ad una nuova puntata di Dottor TV. Tanti come sempre gli argomenti. Oggi parleremo di diabete, una malattia silenziosa che colpisce sempre più anche in Italia. Sono in aumento i pazienti con diabete, si diffonde l'obesità, soprattutto quella infantile, e aumentano di conseguenza anche i costi sanitari legati alle complicanze. Oggi in particolare faremo un focus su come sono strutturati gli ambulatori di diabetologia di Fornovo e di Borgotaro. Poi continueremo il nostro viaggio anche tra gli inglesismi diventati oramai di uso comune nel vocabolario ospedaliero. Parleremo questa volta in particolare di che cosa si intende quando si parla di screening. Poi in studio faremo un focus approfondito sull'attività riabilitativa dell'ospedale di Vaio e ancora un approfondimento sulla chirurgia proctologica. Ma partiamo subito, andiamo all'ospedale di Vaio con il nostro primo approfondimento. Parlando di prevenzione si sente parlare sempre più spesso di screening. Che cosa sono? Gli screening sono dei programmi di prevenzione, ovvero dei programmi che prevedono la chiamata attiva di determinate fasce di popolazione che sono individuate come le fasce a maggior rischio. Lo scopo è quello di individuare precocemente una patologia. Quindi due le caratteristiche fondamentali, un ruolo attivo delle strutture sanitarie che effettuano una chiamata e il fatto che l'indagine di screening viene rivolta ad una popolazione sana che apparentemente non ha segni e sintomi di malattia. Gli screening possono riguardare diverse patologie. Diciamo che in ambito oncologico, quindi per la diagnosi precoce delle patologie tumorali, nella nostra regione sono attive tre campagne di screening. Lo screening rivolto alla diagnosi precoce del tumore del collo dell'utero, lo screening rivolto alla diagnosi precoce del tumore della mammella, e questi sono screening definiti come femminili proprio perché riguardano la popolazione femminile, un terzo screening che è rivolto alla diagnosi precoce del tumore colon retto, che invece è universale, riguarda maschi e femmine. Nel caso del tumore del collo dell'utero, le donne tra i 25 e i 64 anni vengono proprio invitate all'esecuzione del Pap test ogni 3 anni. Nel caso invece della prevenzione del tumore della mammella, le donne vengono invitate all'esecuzione di un test semplice, che è la mammografia, in un'età che va dai 45 ai 74 anni. Però dai 45 ai 49 anni l'invito è a svolgere una mammografia ogni anno, dai 50 ai 74 anni l'invito è a svolgere una mammografia ogni 2 anni. L'ultimo programma di screening oncologico, lo screening, invece riguarda maschi e femmine, dai 50 ai 69 anni e l'invito è ad effettuare ogni 2 anni una ricerca del sangue occulto nelle feci. Ovviamente lo screening e la prevenzione non riguarda esclusivamente le patologie oncologiche, per cui esistono altri screening. Facciamo alcuni esempi. Lo screening delle malattie metaboliche è uno screening rivolto ai neonati e tramite il prelievo di una piccolissima quantità di sangue si va a valutare la presenza di metaboliti che possono essere indicativi di malattia metabolica. Questo per svolgere precocemente una terapia oppure per instaurare dall'inizio un regime alimentare particolare che sia la terapia che il regime alimentare possono prevenire le complicanze. Un altro esempio è lo screening uditivo, sempre i neonati vengono sottoposti ad un'indagine piuttosto semplice che è la misurazione dei potenziali uditivi evocati in maniera tale da conoscere molto precocemente eventuali disturbi uditivi che potrebbero interferire con le competenze linguistiche e comportamentali del bambino. Altro esempio è lo screening svolto per l'ambliopia, per la diagnosi precoce di quello che comunemente viene definito come occhio pigro, rivolto ai bambini di 5-6 anni proprio per fare una diagnosi il più precocemente possibile per apportare dei correttivi.
Dai programmi di screening alla riabilitazione ne parliamo in studio con la dottoressa Maria Letizia Boschi, responsabile di struttura semplice di riabilitazione per acuti e gravi cerebrolesioni all'ospedale di Vaio. Buonasera, buonasera dottoressa. Innanzitutto parliamo di come è strutturata l'attività riabilitativa all'ospedale di Vaio. Allora, l'attività riabilitativa presso l'ospedale di Vaio è caratterizzata da un'attività che si rivolge prevalentemente al paziente acuto. Paziente acuto che viene ricoverato nelle varie unità operative e che ha delle problematiche quindi varie. Possiamo dire che è un lavoro a 360 gradi su tutte le patologie che necessitano poi di trattamento riabilitativo o di valutazione riabilitativa. Possiamo diciamo separare la cosa come cioè, attività che si rivolge maggiormente al paziente chirurgico e quindi tutta l'ala chirurgica, sia chirurgica ortopedica che di chirurgia generale, per quanto riguarda gli interventi di patologie elettivi, di protesi d'anca, di protesi di ginocchio o di spalla, e quindi l'ala proprio prettamente chirurgica, o la chirurgia generale per andare a prevenire quelle che sono le cosiddette sindromi ipocinetiche da allettamento in un periodo di post-chirurgico che può essere più o meno lungo, per cui è necessaria l'attivazione dell'equipe riabilitativa. Poi invece c'è un lavoro diciamo, più specifico sull'attività neurologica e della medicina, dico più specifico perché un po' la nostra riabilitazione a Vaio ha avuto sempre una vocazione di tipo neurologico, però in neurologia le valutazioni vengono effettuate su pazienti con patologie di cui appunto la nostra neurologia spicca come capacità e diagnostica, e quindi malattie come morbo di Parkinson, sclerosi multipla, sclerosi laterale amiotrofica, polineuropatie e diciamo malattie del motoneurone o comunque patologie diciamo, di pertinenza prettamente specifica neurologica. Poi invece nella medicina sempre di patologie internistiche che necessitano proprio per ipomobilità del paziente della nostra presenza per ritornare ad ottenere una buona motricità, una discreta motricità, almeno come la precedente, prima del ricovero. Ecco, ci sono poi anche attività di riabilitazione specifiche a livello ambulatoriale? Ecco, a livello ambulatoriale il nostro centro si occupa maggiormente di attività riabilitativa nel centro sclerosi multipla, che è un centro che è oramai a data 20 anni circa, dove c'è la presa in carico del paziente in modo globale, nel senso che ci sono molti professionisti, quindi è un lavoro che si svolge in equipe con molti professionisti che si occupano della patologia, che va a toccare tutte le aree diciamo, mediche, chirurgiche e quindi neurologiche e anche riabilitative, per cui il paziente viene seguito e viene preso in carico, noi diciamo sempre in modo globale perché noi dalla prima valutazione, cioè quando c'è la prima diagnosi di patologia demielinizzante, facciamo puntualmente dei follow-up a 3 a 6 mesi del paziente, quindi il paziente viene sempre rivalutato e puntualmente andiamo noi nello specifico a valutare la menomazione, il danno sia neurologico ma maggiormente motorio, e quindi ci occupiamo sia della disabilità dal punto di vista motorio sia di quello che noi possiamo fare come aiuto, e quindi un aiuto di tipo anche diciamo esterno al paziente, quindi gli ausili. E poi gli ausili che sono necessari per il paziente per ridurre la disabilità o comunque per facilitare il cammino, o degli ausili ancora più importanti che ultimamente
si utilizzano tantissimo e ci occupiamo anche di domotica o comunque dell'utilizzo di computer particolari accessoriati. Quando si parla poi di riabilitazione è importantissimo e fondamentale anche la sinergia tra ospedale e territorio. Sì. È importantissima la sinergia tra ospedale e territorio, questo si esprime moltissimo anche nell'altro nostro ambulatorio specialistico di cui ci occupiamo, che è la problematica della disfagia. Cioè la disfagia è quando il paziente non riesce più a introdurre in modo corretto i cibi per ossa e quindi inala, e questo può portare a delle conseguenze abbastanza gravi che vanno dalla polmonite ab ingestis o a delle cioè una riduzione del peso proprio perché c'è una diminuzione dell'introduzione di cibo. Ecco, noi ci occupiamo della valutazione e di quello che riusciamo ad estrapolare in una valutazione con un esame obiettivo e poi con degli esami specifici che vanno a vedere perché il paziente non si alimenta, e diamo delle indicazioni sul tipo di cibo e il tipo di consistenze che il paziente deve adottare per riuscire ad assumere cibo correttamente e quindi non perdere peso. E quindi siamo direttamente in connessione con il territorio, perché il territorio poi ci affianca in tutto quel supporto necessario nel momento in cui il paziente ha la necessità nel momento in cui disfagico grave, per cui la riabilitazione non può più dare delle risposte, ci affianca il territorio tantissimo con l'utilizzo appunto di PEG o quindi l'introduzione di cibo tramite sondini che vengono, cioè, o sondini nasogastrici o PEG, che certo. Poi vengono però utilizzati tantissimo in struttura domiciliare o in strutture protette. Grazie dottoressa per essere stata con noi, il tempo a nostra disposizione termina qui, ora andiamo però a Fornovo per parlare di diabete. Per i pazienti che afferiscono al distretto delle Valli del Taro e del Ceno, come è possibile arrivare all'ambulatorio di diabetologia di Fornovo e Borgotaro? Sì, dunque abbiamo tre percorsi diversi. Il primo percorso è il paziente che viene per la prima volta. Allora, questo deve avere la richiesta del medico curante con scritto prima visita, perché questo lo inserisce in un canale selettivo e riservato, in modo che noi abbiamo la possibilità di controllare se ci sono sempre i posti liberi. Questa prenotazione viene fatta con la richiesta rossa, quindi direttamente al CUP, in modo che il posto rimane riservato solo alle prime visite. Per quanto riguarda invece i controlli li diamo noi direttamente, quindi il paziente viene sempre salvaguardato. Se viene da fuori, alla richiesta del medico curante che lo inserisce in un canale preferenziale. Quelli che gli mettiamo noi vengono salvaguardati perché non li abbandoniamo, li inseriamo in un circuito in cui loro rientrano come controlli. Poi ci sono le altre possibilità. Il medico curante trova improvvisamente un paziente, allora con la dottoressa Frattini abbiamo concordato che noi abbiamo dato la disponibilità a rispondere direttamente al medico che ci dice: ho un paziente giovane con queste caratteristiche, quando me lo vedi? E noi al giovedì oppure a Borgo martedì e mercoledì a fine seduta, oppure anche al mattino se sono casi particolari, li vediamo come urgenze. D'accordo? Quindi sia le prime visite che i controlli hanno la possibilità di essere accompagnati in percorsi preferenziali riservati a ognuno secondo la tipologia della gravità del paziente. Come si interviene? Che cosa si fa a livello proprio fattivo all'interno dell'ambulatorio? Quali sono i compiti del medico e quali quelli degli infermieri? Sì, noi abbiamo cercato di fare dei percorsi in modo che il paziente viene accolto dall'infermiere dedicato, il quale rileva glicemia, capillare, pressione, circonferenza, peso e raccoglie la documentazione che il paziente porta con sé, eventuali indicazioni sulla terapia. E fa un primo screening del piede, nel senso che fa un'interrogazione proprio rivolta al piede, essendo noi Borgotaro e Fornovo abbastanza lontani dai centri del piede, era una delle nostre priorità fare un'ottima prevenzione. Una volta che l'infermiera ha raccolto tutti questi parametri vitali, passa in un altro ambulatorio, come le vede sono due ambulatori, uno a fianco all'altro, e il medico prende in consegna il paziente. Allora, noi ci siamo posti come medico
dei, diciamo così, delle prevenzioni un pochino selettive, perché ci siamo affiancati a quello che esiste già nelle vicinanze nostre, in modo da dare delle risposte prioritarie. Gestione del rischio cardiovascolare globale, cioè il paziente dal medico, da me praticamente, viene inquadrato non solo come diabetico, ma come iperteso, come dislipidemico, come obeso, con tutti i fattori di rischio cardiovascolare. Una volta raccolta l'anamnesi, gli esami, viene visitato, a seconda della necessità, lei vede, c'è il cardiolini, viene fatto l'elettro e viene letto seduta stante, viene dato quindi un'interpretazione immediata. Dopodiché gli vengono date delle indicazioni sullo stile di vita proprio in senso pratico, con prima fila l'attività fisica spiegata per la tipologia del paziente in base alle sue condizioni cliniche, e indicazione sul tipo di dieta che deve fare, indicazione sul contenuto dei carboidrati che è fondamentale per arrivare ad avere successo, e indicazione se è necessario cominciare una terapia. A questo punto dopo dobbiamo elaborare tutto quello che ne deriva, quindi l'esenzione se si conferma il diabete, eventuali certificazioni per la terapia, se la terapia prevede l'assegnazione del reflettometro, degli ausili per fare gli accertamenti della glicemia a domicilio. Dobbiamo fare il piano terapeutico per certi farmaci che sono monitorati dall'AIFA. Poi facciamo ancora la richiesta per tornare al successivo controllo, sia come prenotazione da noi che con tutti gli esami strumentali che servono per questo paziente. Dopodiché io consegno tutto il materiale con una relazione scritta da consegnare al medico curante. Se è necessario, gli do il modo di poter capire da solo come monitorare la sua glicemia in modo da tenerla entro i limiti di riferimento per cui lui è curato bene. E se invece i limiti sono superati, scatta l'allarme in cui il paziente viene invitato a ripresentarsi a noi direttamente, in modo che possiamo cambiare la terapia. Di nuovo in studio per parlare ora di chirurgia proctologica. È venuto a trovarci il dottor Giovanni Ferreri dell'unità operativa complessa di chirurgia dell'ospedale di Borgo Taro. Buonasera dottore, innanzitutto quali sono le patologie proctologiche di interesse chirurgico? Le patologie proctologiche innanzitutto sono quelle patologie di quelle strutture presenti nel compartimento posteriore del pavimento pelvico che possono essere rappresentate in questo caso dall'ano e dal retto. Parliamo di pavimento pelvico perché diciamo che oggigiorno il chirurgo proctologo si inserisce in una realtà multidisciplinare sia con il ginecologo che con l'urologo, proprio perché si affrontano patologie a carico di questo pavimento, che è quella struttura in cui vengono contenute nella parte anteriore le strutture, gli organi genitourinari, mentre nella parte posteriore le strutture, come poc'anzi dicevo, dell'ano e del retto. Le patologie che possono essere a carico dell'ano e del retto possono essere patologie organiche o patologie funzionali. Diciamo che le patologie funzionali sono quelle più inerenti al discorso di incontinenza fecale, quindi il paziente giunge alla nostra osservazione prevalentemente per un'urgenza fecale, proprio per l'incontinenza fecale legata a delle alterazioni della struttura muscolare, degli sfinteri anali interni o degli sfinteri anali esterni. E mentre per quanto riguarda le patologie organiche sono quelle patologie a carico proprio dell'ano, inerenti all'ano, che possono essere delle patologie maligne come i tumori anorettali, alle patologie benigne come possono essere dei grossi prolassi retto-anali, delle patologie anche che di natura infettiva, quindi delle proctiti, delle aniti legate sia a problematiche infiammatorie batteriche o virali o parassitarie o infiammatorie croniche come le malattie infiammatorie croniche intestinali.
oppure patologie a carico appunto di malattie asessualizzanti, come possono essere appunto le fistole, che sono, non sono altro che un tragitto, un tramite di comunicazione tra l'ano e la cute perianale. Attraverso questo tragitto c'è il passaggio di materiale fecale, quindi si può naturalmente infettare e creare delle camere, degli ascessi che naturalmente hanno bisogno di un trattamento chirurgico. E poi naturalmente tutta la patologia, che è la patologia più importante di proctologica, più importante perché è generalmente la più frequente nella popolazione, che è quella, la patologia emorroidaria. Infatti parliamo di malattia emorroidaria nel momento in cui vi è praticamente questi gavoccioli all'interno dell'ano, che non sono altro dei cuscinetti vascolari misti a tessuto, connettivo, fibre elastiche, che scendono dal piano anorettale verso l'esterno, creando naturalmente delle problematiche come una congestione vascolare, come un dolore anale e addirittura anche dei sanguinamenti. Ecco, proprio per quanto riguarda la patologia emorroidaria, che è la più frequente, come diceva lei, nella popolazione, vi sono dei trattamenti chirurgici innovativi e meno invasivi rispetto al passato? Sì, proprio per il principio del meccanismo di questa fisiopatologico della malattia emorroidaria, vi sono dei trattamenti negli ultimi 10 anni, si è visto appunto che ci possono essere dei trattamenti proprio atti a resecare quel prolasso all'interno rettale, in modo tale da Dovremmo avere, prego la regia, anche di mandare in onda delle immagini proprio relativamente... Sì. Proprio per questa tecnica, diciamo molto, molto giovane, circa una decina d'anni, in cui c'è una resezione del prolasso del retto con un device, una struttura che praticamente va a circondare appunto questo tessuto in eccesso presente nel canale anale, e in modo tale da tagliarlo e in modo tale addirittura da fare un lifting proprio di anale, riportando i gavoccioli emorroidari nella loro posizione naturale e normale, perché noi sappiamo che naturalmente i gavoccioli emorroidari sono importanti comunque per una continenza anale. Quindi con questa tecnica, che diciamo è meno dolorosa rispetto a tecniche utilizzate anche in passato, che tuttora vengono usate per indicazioni particolari e specifiche sempre più limitate naturalmente, però questa tecnica, ripeto, è meno dolorosa e permette al paziente una ripresa, cosa che è importante, dall'attività lavorativa all'incirca di una settimana, 10 giorni, a differenza di altre tecniche più dolorose, in cui si ha una ripresa lavorativa all'incirca di 4, 6, 8 settimane. Ecco, per chiudere, proprio brevemente, abbiamo davvero pochissimo tempo a disposizione, quali sono invece le indagini diagnostiche, cliniche e strumentali? Beh, allora il paziente deve essere inviato all'ambulatorio proctologico e oltre all'ispezione della regione anale, all'esplorazione digitorettale per vedere, per valutare la funzionalità muscolare, si fa un esame, diciamo, anoscopico, in cui con uno strumento rigido si va a vedere il canale anale, la parte terminale del retto inferiore. Diciamo, queste sono indagini che già ci permettono di fare una prima diagnosi importante di quelle patologie di cui poc'anzi ho detto. Poi ci sono altri esami molto più importanti, di cui abbiamo strumentazione anche nell'ambulatorio dove a Borgo Taro, come l'ecografia transanale, che ci permette con una sonda a 360 gradi rotante di avere delle immagini sia B che tridimensionali, tali da farci vedere proprio tutto il piano tridimensionale del canale anorettale. In questo modo possiamo vedere sia la muscolatura, se integra o meno, e poi quelle patologie importanti come possono essere le fistole anali, quindi il tragitto, valutare il tragitto per poi avere una migliore definizione in sala operatoria per l'approccio chirurgico. Oltre a questo, naturalmente, poi ci permette questa anche di definire quelle malattie e quindi di stadiare quelle malattie tumorali che possono essere presenti a livello del canale anale e anche del retto inferiore. Davvero molto esaustivo, dottor Ferreri, grazie per essere stato qui con noi questa sera. Termina qui il tempo a nostra disposizione, dunque non mi resta che ringraziarvi per averci seguito. Arrivederci.